città di Roma esiste una piazza dedicata ad un noto poeta romano che, diciamo così, ha incuriosito la storia di tanti di noi nelle scuole secondarie e superiori, in modo particolare con alcune parole, con alcuni sonetti, devo dire, di una meraviglia assolutamente superba. Uno di questi sonetti è dedicato al popolo e dice che il popolo, secondo l'autore, parla di evviva e di abbasso, non c'ha un tono intermedio. E devo dire che in questo caso i nostri revisori conoscono un insperato successo, nel senso che dopo essere stati definiti lo zimbello della maggioranza, il tappetino della maggioranza, in alcuni casi in commissione essere stati aggrediti verbalmente, ovviamente, su cosa essi facevano, sul patrimonio immobiliare, eccetera, eccetera, improvvisamente, nel momento in cui non rispettano una legge dello Stato italiano, articolo 34 del testo unico degli enti locali, comma 1, lettera D, improvvisamente assurgono, lo dico con rispetto per i revisori, assurgono ad una fama addirittura nazionale. E vedete, in questa strana storia per cui, come i turaccioli, a seconda dell'atteggiamento che si assume, devo dire, quando si forniscono improvvidamente argomenti, diciamo così, alla ricerca di argomenti, però scusate un attimo, io faccio fatica a parlare in una situazione polifonica di 72 voci, mi posso tacere anche immediatamente, in questa situazione improvvisamente oggi abbiamo un tema che sarebbe la presunta illegittimità del consuntivo. Questione alla quale io vorrei dedicare delle parole, perché se nell'ars dialogandi capisco che si intenta di incutere una qualche preoccupazione nella maggioranza circa presunte responsabilità di carattere patrimoniale, come se alla fine la maggioranza fossero, diciamo così, un gruppo di persone un po' in cerca d'autore, disperse, e non invece un luogo dove si discute e si affrontano le questioni nel merito delle norme di legge. Io devo dirle, senatrice, con il rispetto che le porto sempre e che lei porta a me, se i cittadini napoletani devono rifarsi rispetto alle sorti di questa città, devono innanzitutto partire dai governi formati dal Partito Democratico o sostenuti dal Partito Democratico. Perché se c'è un fatto incontestabile è che dal 2011 i trasferimenti erariali ai comuni sono stati tutti ridotti. E il comune di Napoli è stato ridotto, consigliere Moretto, ognuno di quelli che la interrompono viene pesantemente redarguito da lei. Io non ho il coraggio di redarguire lei, la pregherei semplicemente di non... Però consigliere, chiedo scusa, no, se lei parla interrompendo e fuori dal microfono, caro consigliere, non si prenda la parola. Io non posso interferire sui contenuti dell'assessore, sicuramente no, sei stato disattento, diciamo, sta arrivando al punto. La senatrice Valente ha detto i cittadini napoletani devono rivalersi, lei non ha usato questo termine, le chiedo scusa, rispetto a questa amministrazione, eccetera, eccetera. Sto replicando alla senatrice Valente dicendo che, a mio avviso, la responsabilità di questa situazione sta in capo ai governi o formati dal Partito Democratico o sostenuti dal Partito Democratico, che dal 2011 hanno ridotto i trasferimenti erariali a questa città per una cifra pari a 1,24 miliardi di euro. E questi sono numeri incontrovertibili. Secondo, mi permetto di dire che noi abbiamo ereditato dei bilanci che non i revisori, la Corte dei Conti ha sostenuto inattendibili con una pronuncia del maggio 2013, dal 2007 al 2010 compreso. Basti dire che il consuntivo 2010 si è concluso con un attivo di 120 milioni di euro,
Dopodiché il consuntivo 2011, tolto tutti i presunti crediti secolari, si è concluso con una riduzione di 850 milioni di euro. Terzo elemento, non esistono bilanci consuntivi illegittimi. Non esistono. Il bilancio consuntivo illegittimo va direttamente alla Procura della Repubblica. Perché è illegittimo, o perché c'è stata una distrazione di somme, o perché c'è stata un'appropriazione indebita o altro. Il bilancio consuntivo è, lo so impara nel primo anno di ragioneria con rispetto ai ragionieri, è la registrazione delle attività in entrata e in uscita per quanto riguarda la gestione dell'anno finanziario. Il consuntivo del Comune di Napoli, virgola, per il 2017 il miglior consuntivo presentato, chiusa la virgola, rappresenta esattamente ciò. Ci sono una serie di rilievi che la Corte, i revisori ci hanno posto, torno fra un attimo, ai quali risponderò. Quindi non esiste una illegittimità del consuntivo, tema che non è stato sollevato, così come nei singoli punti non esistono voci sottaciute o altro, perché su questo versante devo dire bisogna stare alla correttezza formale degli atti. Ma veniamo a questo presunto ravvedimento tardivo. Allora, l'italiano è una lingua fatta da 120.000 termini, grosso modo, ma la testa dura. E allora vediamo che cosa scrivono i famosi revisori, citati come gli eroi del momento rispetto alle azioni che l'amministrazione fa. Essi citano ultima pagina del loro parere, dicono, e si invita, allora, tenuto conto di quanto considerato, proposto in atto, fermo ristando l'iter in atto di cui al paragrafo il Collegio Revisori ricorda, non si esprime parere favorevole per l'abrogazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017. Preciso a chi ci segue della stampa e ai consiglieri comunali che l'articolo 234 del testo unico parla, comma 1, lettera D, è una relazione, non un parere. E devo dire che a Roma e a Torino per molto meno i revisori sono stati tacciati di fare politica, di essere un organo di un altro soggetto, eccetera. Però ognuno faccia ciò che le norme prevedono. E si invita l'organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza. Proseguono le conclusioni degli stessi revisori. Il Collegio dei Revisori prescrive, ordina che l'ente provveda, non provveda ieri, provveda tempestivamente ad adottare le attività necessarie al superamento di tutte le riserve espresse, garantendo la salvaguardia degli equilibri. Non vi sfuggirà che in questo provveda c'è una determinazione temporale non definita. Non dice 5 giorni, 10 giorni, un mese. Demanda all'amministrazione e all'organo collegiale la decisione. Che cosa fa a fronte di questi atti un'amministrazione seria, trasparente e corretta? Nello stesso momento nel quale discute il rendiconto, adempie a ciò che il Collegio dei Revisori ha chiesto, ovvero noi. Questo prescrive, lo interpretiamo entro le 24 ore, entro le 48 ore. Questo noi facciamo. Prosegue inalterato il Collegio dei Revisori, dicendo ultime due righe, pertanto si richiede che sia portato a conoscenza del Collegio dei Revisori il percorso programmato per l'ottemperanza alle suddette prescrizioni. Quindi noi ci stiamo muovendo in ossequio a quanto previsto dal collegio e demandato all'organo competente e facciamo solo notare al collegio che ha espresso un parere non previsto
dalla legge e quindi come tale va nella letteratura degli archivi e non delle azioni concrete e determinate. E a me sfugge che in questa vis pugnandi improvvisamente recuperata sfugga, per esempio, che noi all'interno del rendiconto 2017 diamo puntigliosa applicazione a tutte le prescrizioni della Corte dei Conti ottobre 2017. Cioè siamo di fronte ad una situazione nella quale di taglio in taglio ormai le leggi di bilancio le fanno gli enti locali, nella quale con i costi standard chi ha avuto ha avuto e chi non ha avuto continua a non avere, dove hai a che fare con 3.500 dipendenti e in parte dirigenti in meno, noi stiamo ottemperando all'insieme delle prescrizioni. Ma uno potrebbe dirmi, telefonandomi fra un attimo, ma scusa, ma se queste prescrizioni ve le hanno già date, voi che cosa avete fatto nel frattempo? E allora questa domanda alla quale non sfuggo perché voglio stare nel merito, ricordo che queste prescrizioni vennero date nel maggio del 2017 in sede di consuntivo per il 2016. Un consuntivo che si chiuse, se non ricordo male, con un disavanzo di più 92 milioni di euro a fronte di un consuntivo 2017 che si chiude con un decremento del disavanzo di 180 milioni di euro. Cioè noi abbiamo ridotto il disavanzo in una condizione di crescente difficoltà da mancato trasferimento e si è ridotto anche il debito individuale dei napoletani, certo, di un'entità ancora del tutto insufficiente. Ma perché chiediamo che a partire dal DPF ci sia un atto che comincia a considerare gli enti locali non come la cassa di risparmio o il bancomat delle decisioni non assunte a livello nazionale, ma come un soggetto che nel territorio deve garantire parità di diritti, di espressione e quant'altro. E vorrei ricordare che dal giugno 2017 si è inverato in questa situazione una ispezione della Corte dei Conti, rilievi della Corte dei Conti, una legge finanziaria che nel dicembre 2017, col concorso delle forze politiche, ivi compreso del Partito Democratico, come giustamente è stato ricordato, accoglie un'ipotesi lanciata dall'amministrazione qua di Napoli e dal sindaco di Napoli di prevedere una norma al riguardo per quanto riguarda gli enti col piano di rientro, e ad oggi abbiamo predisposto due atti nel mese di febbraio, tre atti nel mese di gennaio, tre atti nel mese di febbraio, un preventivo, un rendiconto e quant'altro. Questi sono i fatti, ma vorrei venire, e ho concluso, chiedo scusa se ho portato via un qualche tempo in più, vorrei venire ad un puntuale esame delle quattro obiezioni, che, ripeto, non mettono in discussione, perché le parole sono pietre, la legittimità dell'atto. L'atto riconosce le partite in entrata e in uscita del Comune di Napoli così come risultano dalle registrazioni. È più che legittimo che il soggetto titolato possa dire avrei registrato così o bisogna fare così, ma ciò non toglie la fondatezza delle registrazioni, altrimenti andiamo su un altro capitolo che nessuno ha aperto e che nessuno può aprire per mancanza di temi. E allora veniamo alle quattro obiezioni che nella pregiudiziale, chiedo scusa davvero umilmente se ho bruciato troppo tempo, sono state affrontate. E per recuperare virgole, incisi e quant'altro, leggo un testo all'uopo predisposto. Redazione dell'inventario dell'ente, primo tema che viene posto. I principi contabili prevedono per gli enti in contabilità finanziaria l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale, una parentesi la devo aprire,
sulla contabilità economico-patrimoniale che riguarda 8.425 comuni, l'ANCI ha chiesto un rinvio nei tempi di adozione, perché ha precisato che crea difficoltà a tutti gli enti. Non è un argomento che uso, ho fatto una annotazione di carattere atmosferico. Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi, oneri e ricavi proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da un'amministrazione pubblica. Il rendiconto, sottoposto all'attenzione del Consiglio, contiene conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico. Il conto di bilancio rappresenta gli eventi della gestione 2017 dal punto di vista della contabilità finanziaria. Per ciò che attiene lo stato patrimoniale, non è ancora stato fatto il collegamento tra l'elenco dei gespiti già disponibili e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Napoli e il sistema di contabilità attualmente in uso con le classificazioni IVI previste. La funzione inventariale ha previsto un finanziamento della spesa relativa all'acquisizione del programma, stanziando per il 2018 bilancio approvato i primi giorni di aprile una somma pari a 200.000 euro. Utilizzo dei fondi vincolati. Ringrazio il CR8, ringrazio il fatto che per 3 anni non sono state riconosciute le somme spettanti al Comune di Napoli, ringrazio il Presidente del Consiglio dei Ministri perché fino all'ultimo minuto ha tenuto fede ad un impegno assunto con il Sindaco e con questa città, teso a mettere a disposizione le somme sufficienti per coprire la percentuale che il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto come di competenza dell'amministrazione centrale, anche con uno stanziamento ad hoc. E perché faccio questo giro di parole? Lo faccio perché il ricorso e quindi l'utilizzo anche delle somme vincolate ha tenuto conto, ma o siamo in questo mondo o costruiamo un nostro mondo, del fatto che noi per un lungo periodo abbiamo avuto il blocco della tesoreria e questo richiede necessariamente l'utilizzo delle somme per garantire funzioni indispensabili, dagli stipendi ad altre funzioni indispensabili a cui abbiamo dovuto fare ricorso, e la ricostituzione è questione che obbliga ad avere i suoi tempi. Sull'utilizzo dei fondi, l'amministrazione utilizza somme destinazione vincolata per il pagamento di spese ricorrenti. La rilevazione dell'utilizzo è registrata nelle partite di giro, la ricostituzione è legata alla riscossione di entrate libere non destinate a spese effettive. Anche in questo caso la presenza di tale problematica non inficia, come la prima, la regolarità dei documenti contabili all'attenzione del Consiglio. La stessa questione vale per quanto riguarda la carenza nella definizione dei soggetti individuati come agenti contabili. Non è una problematica che inficia la regolarità dei documenti contabili, e devo dire che sulla riconciliazione dei saldi finanziari rispetto alle partecipate il nostro rendiconto risponde a ciò che noi alle nostre scritture contabili. Ed abbiamo avviato con le nostre partecipate, con l'aiuto anche dei rispettivi revisori, un'opera di collimazione delle partite dare ed avere. Il bilancio, le scritture contabili del Comune di Napoli, le contestazioni, lo scambio di note corrispondono esattamente a ciò che abbiamo fatto e a quello fanno fede. Ci sono, come ci sono state in corso, partecipate che richiedono una differenza dell'attribuzione dovuta a spese sostenute per far fronte a mandati, compiti, eccetera, affidati all'amministrazione centrale. Carte alla mano, noi abbiamo avviato un lavoro che porterà a risistemare le diverse partite contabili, ma di nuovo
Il rendiconto risponde esattamente alle scritture contabili che sono in nostro possesso. Quelle sono e quelle testimoniano le cifre. Di nuovo, chiedendo scusa se sono stato troppo lungo, davvero alle consigliere e consiglieri, innanzitutto a chi è intervenuto per illustrare una pregiudiziale o per motivare il proprio voto, se sono andato lungo, per queste ragioni, per quanto ci riguarda, esprimiamo parere contrario rispetto alla pregiudiziale presentata.